E siamo pronti per chiamare sul ring le due protagoniste. Amici di Fight Network Italia, questo è Amazing Thailand, Fighting Spirit, episodio numero 6, Team Colonnese Promotion è al vertice di questa serata all'Atlantico Live. Iniziamo subito con il primo match, un match Gianluca Colonnese al mio fianco in telecronaca, lo ringrazio, al femminile. Esatto. Vediamo Paola Cappucci del team Marceddu, una veterana del ring, molta esperienza, è stata un anno ferma, quindi diciamo che è il suo match di rientro dopo un anno di inattività. Esattamente, noi di Fan Network Italia la conosciamo molto bene perché è stata tra l'altro una delle protagoniste di un format realizzato ancora una volta dal nostro regista che tu Gianluca conosci molto bene, Flavio Crocco. Ma siamo diventati amiconi. Esatto, oltre ad aver realizzato un format dedicato alla Thailandia con te, è anche l'autore di un altro format che ha avuto molto successo sull'804 e quindi Fan Network Italia, Iron Woman, quindi le donne combattenti. Questa sera ne vedremo le prime due, sono appunto Paola Cappucci e questa ragazza qui, Alessia Coluccia, accompagnata dal nostro amico Diego Calzolari, il responsabile nazionale della federazione, suo maestro Antonio Buono. Diego farà il secondo del team Zen Shin del maestro Antonio Buono. Match diciamo, vedendo lo score in teoria poco equilibrato, però vediamo Alessia Coluccia, che è un 18 anni, un atleta veramente, veramente promettente nel panorama della Muay Thai in Italia, e 20 incontri, 19 vinti, veramente veramente brava. La vedremo in azione sicuramente sui ring più importanti nel panorama sia nazionale che internazionale. Arriva il saluto, allora il limite dei 63 kg, match K1 Rules, un prestige fight, Alfredo Zica è l'arbitro di questo match, Gloria Paola, scusate, Cappucci ha uno score molto più importante rispetto ad Alessia Coluccia, talento di questo sport, per Paola non si parla più di talento ma è oramai una fighter affermata, 69 match all'attivo, 49 vinti, 17 persi, 3 pareggiati. Parava ad entrare con il destro Paola Cappucci, ora fase di clinch, si chiude la distanza, infatti interviene l'arbitro, il signor Alfredo Zica, a separare le due atlete. Come diceva il nostro Gianluca Colonnese, Alessia Coluccia è un grande prospetto, nonostante la giovane età, si parlerà molto di lei. Ha uno score davvero impressionante. Ha vinto quattro mesi fa il titolo italiano professionisti di Muay Thai, quindi all'età di 18 anni contro un atleta, una veterana anche lei del ring, quindi veramente veramente è sinonimo di garanzia talento. Sicuramente assolutamente talento, sì, quindi un titolo importante per lei. Ci sono altri titoli dall'altro lato, sto parlando di Paola Cappucci, sì, campionessa intercontinentale Wako Pro di K1, insomma due eccellenze di questo sport ovviamente non potevano mancare al Fighting Spirit organizzato dalla Colonnese Promotion. Di nuovo all'angolo con la Coluccia che prova a far pressione su Paola Cappucci. Prova con il low kick, poi la combinazione di Paola, finta il gancio, entra con il diretto in due occasioni la Coluccia, che ritorna in clinch con Paola, fa pressione all'angolo e infatti interviene ancora una volta Alfredo Zica, riporta le atlete al centro del ring. Ha provato ad incrociare la Coluccia, adesso blocca il piede della Cappucci e proiezione a terra. Anche nella K1 Gianluca vale... No, questo è un match di Thai box, chiamiamolo Thai così box. Quindi una sorta di regolamento K1 Fight Code con un clinch prolungato e più o meno gli stessi regolamenti della Muay Thai, l'unica cosa che diciamo non si può fare sono proprio i gomiti. Ok. Quindi andremo a vedere comunque delle prese, delle proiezioni, dei sbilanciamenti e tutto quello che fa parte del repertorio del clinch. E anche in questo caso la proiezione ha un
valore in più agli occhi delle, degli arbitri? Beh, sì, nel senso, comunque ha un valore ovviamente più importante, assolutamente. Finisce il primo round, le azioni salienti, eccole qua. C'è la Coluccia che fa pressione su Paolo Acapucci, bravo in un paio di occasioni a difendersi, a fuggire dai colpi. In un'altra occasione, questa per la precisione, non è stata molto brava a difendersi, infatti c'è stato l'atterramento da parte di Alessia Coluccia. Sta per iniziare il secondo round di tre. È la seconda ripresa. Ottima combinazione della Coluccia. Prova un middle la Cappucci. Jab diretto jab. Ottimo con il gancio, combinazione che finisce con un inside kick. Insomma, non dimostra di essere intimorita dall'esperienza della Cappucci. Come dicevo prima, è una ragazza molto spavalda, molto determinata, ha voglia veramente di arrivare e di raggiungere risultati veramente alti. Tenta nuovamente una proiezione e ci riesce. A terra Paola Cappucci per la seconda volta. E forse si sta rendendo conto di avere di fronte un'avversaria davvero temibile, nonostante la sua giovane età. Prova un middle, la risposta della Cappucci. È comunque Alessia che prova ad avanzare, adesso un colpo dall'alto verso il basso. Ha provato con il montante e con il gancio la Cappucci. Vedi come parte sempre spesso con quel tipo di combinazione, inside kick, forse anche per allargare la guardia dell'avversario, sbilanciarlo un po' e poi entrare con il diretto. In un paio di occasioni ci ha provato e ci è riuscita. Vediamo Paola Cappucci ovviamente essere più alta di Alessia, quindi comunque Alessia deve in qualche modo accorciare la distanza per entrare ovviamente a bersaglio. Esattamente, bersaglio. È un compito diverso, quindi strategie diverse. La Cappucci, essendo più alta, può avere questa sorta di vantaggio che fino a questo momento però è stato neutralizzato da Alessia Coluccia, brava quasi sempre a chiudere la distanza. Mancano 30 secondi al termine del secondo e penultimo round. Ancora una volta vedi, ha schivato il colpo, ha accorciato la distanza, andando una sorta di clinch. Inside kick. Abbiamo sentito, se non sbaglio, ancora una volta Diego Calzolari che ripeteva ad Alessia di andare a colpire sulla coscia anteriore avanzata della Cappucci. Adesso ci mette un middle. E ecco il suono della campana, ancora una volta in vantaggio Alessio Coluccia. Molto molto brava questa ragazza. Terza e ultima ripresa. Questo match d'apertura del Fighting Spirit numero 6. Adesso ovviamente i ritmi si alzeranno un pochino. Sicuramente, terzo ed ultimo round. Attenzione al low kick della Coluccia. Prova una kick la Cappucci. Intanto sta spingendo Alessia. Ha chiuso la distanza nuovamente, costretto la Cappucci all'angolo. Si ritorna al centro del ring. Diretto che finisce con un inside kick. Buona la combinazione. Distanza molto chiusa. Inizia a sentirsi anche un po' di fatica. Lo si vede dal volto
della Cappucci, forse è naturale per lei che ritorna, come dicevi te Gianluca, sul ring dopo una lunga assenza. Sappiamo che c'è tanta differenza, comunque si sta allenando e si è allenata per questo appuntamento, ma tornare in una competizione ufficiale è tutta un'altra cosa. Assolutamente sì, quindi comunque un match di rientro, sono sempre match diciamo punti interrogativi, perché comunque dopo un anno di inattività c'è sempre comunque il sì, bisogna riprendere il ritmo, sì, di gara, insomma, esatto, bisogna ritornare, esatto, ai livelli da competizione. Si sa che in una competizione, insomma, ci sono tanti altri fattori, non solo l'allenamento, entrano in gioco fattori come appunto il fattore psicologico, l'ansia, lo stress, la paura di far male. Tanto tentativo di pugno saltato della Cappucci, ma è brava a contenere Alessia Coluccia, che sa che deve chiudere la distanza, perché potrebbe andare in affanno qualora la distanza fosse quella voluta da Paola Cappucci. Diretto calcio. Prova ad andare di ginocchio Alessia. Manca davvero poco al termine di questo match. Mette a segno una low kick. Un altro inside kick. Ed è stata molto brava anche in questo caso Alessia Coluccia a girare il corpo della Cappucci per portarla sulle corde e quindi crearsi, sì, la via di fuga. Intanto blocca la gamba e si butta a terra Paola Cappucci. Non ho molto capito questa tecnica, però diciamo che è una, ha afferrato il suo tip e poi ha proiettato dell'incontro, spingendo l'avversario. Comunque ancora una volta la regia ci ripropone le azioni più belle di questo match d'apertura del Fighting Spirit numero 6, datato sabato 29 aprile 2017. Abbiamo messo in archivio quindi lo scontro tra Paola Cappucci, campionessa intercontinentale, e Alessia Coluccia, campionessa italiana. E vince all'angolo rosso ai punti Alessia Coluccia. Adesso avanti con il prossimo match. Un grande applauso va anche alla sua avversaria Paola Cappucci.